13 dicembre 1990, 25esimo oggi. Ricordarli e vogliamo affidarli in questo giorno di Santa Lucia al Dio della misericordia, al Dio dell'amore. Nella zona 167 continuano ad affluire ancora roulotte per dare un alloggio a coloro. Il dottor Bancati, come, in che modo si sta organizzando questa assistenza, dottore? Il distaccamento alloggio, quindi per assicurare anche l'incolumità ai cittadini di questo rione. Abbiamo con noi il sottotenente Garaffa. Per semo, come a chi di cane, sai, i cani, forse i cani hanno più pena. Ma di noi cristiani non c'hanno nessuna pena. Infatti si vira, mi dispiace che entro. Il secondo circolo, per quanto riguarda, dobbiamo distinguere per i plessi. Il plesso ex monastero, la parte nuova. Metz procederà dopo la sua visita alle città colpite dal sisma con un incontro che lo vedrà impegnato questa sera con i sindaci dei comuni terremotati. Giosa nella centralissima piazza Diaz a Carlentini, che per esigenze logistiche, dato che il terremoto aveva lesionato la struttura, dovevano essere trasferite in un'altra sede. L'operazione di trasferimento in condizioni di salute ottime alle polivalenti di Carlentini portò a casa di questo bambino di Rosario Musumeci un triciclo. Gli dedicai anche un servizio televisivo. Signor Sindaco, a distanza di due settimane dal terremoto che si è abbattuto a Carlentini, quale bilancio può fare lei in positivo o in negativo? Ma devo dire, penso di fare un bilancio in... Al terremoto, gli effetti del sisma invece si fecero sentire nella zona anni per cui centinaia di famiglie furono costrette ad evacuare le loro case per essere collocate nelle roulotte della protezione civile.